Buongiorno ragazzi, secondo giorno di vlog e oggi siamo qua insieme a Christian che non si è fatto mai vedere dall'inizio del vlog. Io già mi sono svegliato da un bel po', Christian e Ruben si sono svegliati praticamente adesso. Ora qualche altro minuto, usciamo e andiamo a visitare le altre cose che dobbiamo visitare. La Basilica di San Pietro è uno dei più grandi edifici del mondo, lunga ben 218 metri. La Basilica di San Pietro è la sede delle principali manifestazioni del culto cattolico ed è perciò in solenne funzione in occasione delle principali celebrazioni papali. La Basilica di San Pietro ha una capienza di 20.000 persone ed è lunga circa 190 metri, le tre navate sono larghe 58 metri ciascuna, la volta centrale raggiunge un'altezza di 45,5 metri, mentre la cupola è alta 136 metri. Castel Sant'Angelo, detto anche Mausoleo di Adriano, è un monumento di Roma, situato sulla sponda destra del Tevere, a poca distanza dal Vaticano, e collegato allo Stato del Vaticano attraverso il corridoio fortificato del Passetto. E ragazzi, siamo appena tornati in hotel, adesso ci riposiamo e tra un po' ci rimettiamo in marcia per andare a visitare altre cose qui a Roma. Nel frattempo vi volevo fare vedere cosa ho comprato dalla S Roma Store. Già vi anticipo che è un acquisto super costoso, quindi pronti? 3, 2, 1, tada! Non è venuto a costare un c***o, però sono 4 vetti della S Roma, bellissimi. Beh, a parte gli scherzi, no, non abbiamo comprato gli ovetti, ce li hanno dati in omaggio e abbiamo comprato una maglietta della Roma, non per me, ma l'ha voluto uno che in questo momento oggi ha dichiarato di essere romanista. Ma e che falso stai dicendo? Quindi certo, tutti i bip. Tutti i bip che dovrò mettere, eccolo qua. La maglia fuori casa della Roma. Guardate chi si è preso. Zaniolo, ragazzi, che proprio ieri sera ha fatto tripletta col Bodø/Glimt. Il monumento nazionale a Vittorio Emanuele II Vittoriano, chiamato Altare della Patria, è un monumento nazionale italiano situato in Piazza Venezia, sul versante settentrionale del Colle del Campidoglio, opera dell'architetto Giuseppe Sacconi. Perché tornare una volta a San Pietro non basta, ragazzi, questa è la seconda volta, ma stavolta alla ricerca di Papa Francesco. Ora purtroppo, perché ormai si è fatto tardi, sono le 11:30, perché i mezzi pubblici finiscono di passare alle circa mezzanotte, diamo questo orario qua, e quindi adesso dobbiamo aspettare meno di 20 minuti, un quarto d'ora all'incirca, per il nostro autobus. E nel frattempo non abbiamo nemmeno dove sederci, cioè guardate qua, niente di niente. Qua c'è il palo della stazione e qua c'è Christian. E quindi ragazzi, ora ci tocca stare 15 minuti in piedi ad aspettare quest'autobus del c***o.
ragazzi, finisce qui il secondo giorno di vlog. Vi ringrazio per aver visto anche questa parte del vlog. Adesso andiamo a dormire e ci vediamo il terzo giorno. Ciao ciao ciao.